Buon pomeriggio, eccoci a uno dei tanto attesi video, primo video dobbiamo dire, ma avete, visto che c'è stato un tripudio generale, non abbiamo parlato di questa cosa, relativamente al segno zodiacale. Stavolta parliamo dell'acquario, perché l'acquario è quello che in questo momento, in cui è il sole in questo momento, quindi quando è il periodo del segno, nel momento in cui il sole passa in quel segno. Il sole è passato solitamente passa in acquario tra il 21 di gennaio e il 20 di febbraio. Quest'anno, perché poi dipende pure, ci sono le effemeride, eccetera, eccetera, quest'anno è dal 20 di gennaio al 19 di febbraio. Ci sono dei segni che sono sempre così molto a cavallo dei giorni particolari. Questo è come viene dipinto l'acquario nelle carte di Barbieri. Ma cos'è veramente l'acquario? L'acquario è l'undicesimo segno. È un segno cosiddetto di aria. Ok? In quanto un segno di aria significa che è molto proiettato nei pensieri più che nelle emozioni. Significa che è molto intuitivo. L'acquario è un segno molto intuitivo. Riesce a volte ad intuire ciò che non è facile intuire, ciò che non è facile vedere. L'undicesimo segno dello zodiaco è il segno della fratellanza, no? È il segno della solidarietà, della cooperazione. Ricordiamoci che è l'ultimo segno del noi. Perché dico l'ultimo? Perché ci sono i pesci, ma i pesci è più il segno dello spirituale, ok? Quindi è proprio l'ultimo segno che dà il noi, la parte più grande, quindi la caratteristica più elevata dell'acquario è quella di occuparsi del noi, ok? Mentre i primi segni ci indicano l'io fino al leone, dalla Vergine in poi cominciano i segni del noi. È l'acquario, è la massima espressione dei segni del noi. È anche un segno governato da due pianeti. E sono questi, sono Urano e Saturno. Ok, adesso io vado a leggere tra l'altro le indicazioni di Barbieri rispetto a queste, di Barbara Moore rispetto a questi, di Barbara Moore, che i disegni sono di Barbieri, rispetto a questi pianeti, ma nel frattempo qualcosa vi dico. Urano è il pianeta della velocità, Saturno è il cosiddetto maestro, colui che insegna, che dà il là, che ti fa capire attraverso l'esperienza cosa devi fare e dove devi andare. Ok? Allora, intanto andiamo a vedere cosa dice Barbara Moore rispetto a quelli che sono Saturno per primo. Saturno è spesso definito un vero aguzzino, probabilmente perché Saturno ci spinge a provare ambizione, a porci degli obiettivi, a raggiungerli, nonché ad avere un'esistenza confortevole. Quando intraprendiamo questi compiti, di solito impariamo lezioni importanti, grazie alle sfide che affrontiamo. Quindi, molto proiettato su quello che è la lezione esistenziale, e quindi anche per imparare abbiamo bisogno di tempo, c'è poco da fare. Non, anche a scuola c'è tutta una serie di abbiamo bisogno di prendere gradatamente, di imparare gradatamente, quindi c'è bisogno di tempo. A Saturno si contrappone Urano. Urano tira in ballo alcune potenti esigenze umane, come il desiderio di libertà ed individualità, oltre a spingere verso una visione più ampia e al servizio umanitario. Grandi riflessioni, grandi intuizioni, grandi cambiamenti sono rappresentati da Urano. Abbiamo due pianeti che apparentemente sono in opposizione, non perché entrambi poi ci parlano di cambiamento, no? Però uno è di un cambiamento molto lento attraverso l'acquisizione delle esperienze. Urano è più un pianeta che si affida all'imprevedibilità, ok? Il cambiamento veloce non è mai prodotto da esperienza, o quasi mai prodotto da esperienza. L'esperienza ci dà l'opportunità di cambiare gradualmente. Il cambiamento veloce è
il caso, l'intuizione, ok? Qualcosa che ci fa agire così di scatto, non di impulso, di scatto, è diverso. Vediamo un attimo adesso cosa ci dice dell'aria, ok? Le qualità, la qualità di questo segno, che tra l'altro lo voglio ricordare, è un segno fisso, ok? Quindi ricordiamoci, l'acquario, anche se sembra un segno d'acqua, è un segno d'aria. Anche se sembra, dal momento che c'è quest'acqua che continuamente lui non miscela, ma fa scorrere, sembrerebbe quasi un segno mobile. No, è un segno fisso. L'energia dei segni fissi non gradisce il cambiamento, come dice la parola stessa, fissa. Gradisce rimanere ferma sul posto. Tale energia è ottima per ultimare le cose, ma può anche far procedere ostinatamente, quando invece sarebbe meglio fermarsi, tipico dell'acquario, dobbiamo dirlo. Vediamo che cosa ci dice dell'aria. Eccola qua. Vivace, eterea, decisiva, l'energia dell'aria alimenta i venti della verità ed insinua grandi intuizioni. Chiarezza e verità sono supportate da razionalità, ragione, buonsenso e logica. L'energia dell'aria rompe situazioni di stallo e di stasi attraverso un saggio processo decisionale e la comprensione reciproca. Infondi la qualità dell'aria in una situazione vedendo le cose il più chiaramente e obiettivamente possibile. Questo è l'acquario, in fondo, si concentra sui fatti, non sulle storie di cui ci piace circondare i fatti. Verità, comunicazione tranquilla, tenendo conto dei punti di vista altrui e promuovendo la comprensione da tutti i lati. Sì, questo è l'acquario. L'acquario è il segno della verità. Infatti, volete fare uno sgarbo in acquario? Volete chiudere i rapporti con un acquario? Mentite. Mentitegli. Fatelo sentire di essere stato fregato, tra virgolette. O potete fare 100 cose un acquario negative. L'acquario non si smuove perché guarda le situazioni sempre a più ampio respiro. Cerca di non giustificare, perché non è giustificare, ma è proprio guardare la situazione con un quadro più ampio, da un obiettivo più lontano. Ma mentite a un acquario, è quello il momento in cui avete chiuso i rapporti. Se anche vi lascia aperti, state tranquilli che non è più l'acquario che avete conosciuto. Chi è però l'acquario? Proprio per questo senso continuo di cambiamento che hanno i due pianeti che lo governano, è chiaramente un innovatore, è chiaramente un futurista. Dobbiamo dire anche che spesso c'è del genio in lui. E il genio è dato da questi due pianeti. L'uno il maestro e l'altro la velocità del cambiamento. Ha una grandissima immaginazione, tra l'altro l'acquario, non riuscite a trovare nessun altro segno con un'immaginazione tale. Immaginazione però, occhio, non del tipo la fantasia sterile, la chiamo io sterile, di situazioni emotive. Qua parliamo di immaginazione in senso lato, qua parliamo di immaginazione su quello che è l'universo, sulle sorti dell'universo, per esempio, no? Ricordiamoci che moltissimi scienziati sono stati dell'acquario. Perché? Perché sono riusciti a vedere prima quello che poteva succedere, che si poteva fare, si poteva costruire. Dico, non è che tutto rose e fiori sta acquario, ancora verranno anche difetti, state tranquilli, però sto facendo il sunto delle parti, diciamo, migliori dell'acquario. È un innovatore ed è anche concreto in molte cose, non è proprio sulla testa per aria, stiamo attenti. La concretezza è data da Saturno. Quindi, nel momento in cui una persona nasce, uno dei due pianeti la governa. Se è un acquario governato da Urano, beh, sarà quell'acquario folle, imprevedibile che tutti ci aspettiamo, no? Perché chissà perché, quella viene sempre indicato così, sta acquario. Mentre invece se è un acquario con una grande predominanza di Saturno, è invece un acquario molto riflessivo,
Sì, è uno che cambia, è uno che va avanti, eccetera, però è un acquario molto riflessivo, ok? Allora, è un acquario, abbiamo detto che è il segno del noi, quindi socievolezza a mille. È vero, l'acquario è l'amico di tutti, però è anche il solitario, più solitario dello zodiaco. Questo dobbiamo dirlo. Perché? Probabilmente perché spesso è intransigente, probabilmente perché spesso manca di spontaneità. Non pensate di trovare un acquario che nel suo essere così amico di tutti è spontaneo. Difficile. L'acquario è sempre dietro un pensiero, in qualsiasi cosa fa. C'è sempre un perché dietro qualsiasi cosa che fa. Tra l'altro, l'acquario ha grandi capacità oratorie ed intellettuali. Ripeto, sono i due pianeti che lo governano soprattutto a fare questo. Allora, è ambivalente il carattere dell'acquario, proprio per questi due pianeti, perché alla fine è un grande ribelle, perché Urano predomina in questo segno, ma è anche un conservatore, perché Saturno ci spinge prima ad esperienziare piuttosto prima di andare avanti, ok? Quindi che cosa significa? In fin dei conti è un anticonformista, è un acquario che difficilmente... Non se, allora, le segue le regole, stiamo attenti. E le segue molto le regole perché c'è Urano nel suo segno. Se voi pensate che ci sia qualcuno dello zodiaco che segue le regole più dell'acquario, beh, secondo me vi sbagliate. Perché Urano è sempre molto presente nel segno dell'acquario, ma proprio perché conosce le regole. Ed è così avanti, riesce a essere assolutamente anticonformista. Cioè, nel senso, le conosce, le segue, ma non significa che è conforme a quelle regole. Ok? Per un acquario tutto può essere cambiato, tutto può essere modificato, eccetera, eccetera. Delle caratteristiche che si dicono negative nell'acquario è quello di essere freddo. Ora io dico, l'acquario non è freddo. Nel senso... Lo dico io, non perché lo dico io. L'acquario semplicemente ha una. L'apprezzamento sentimentale, ok? Non è la sua preoccupazione principale. Cioè, la vita sentimentale non è proprio la sua preoccupazione principale. Poi tutto dipende anche dall'ascendente, da come sono messi i pianeti. Però è l'attività intellettiva. È il lavoro, è il conoscere, è il sapere che è l'occupazione, è il mondo, è coloro che chi ci circonda, è l'amico. Queste sono le occupazioni principali dell'acquario, assolutamente, assolutamente. L'acquario è anche un artista, ma per questa sua capacità di creare, ok? Di creare. Ma lui, ci sono tanti segni che creano, uno di questi è pesci. Però l'acquario è creativo con l'occhio al futuro, ok? È un creativo verso il futuro, verso l'universalità. Il segno opposto all'acquario è il leone, l'ho detto prima, l'io è il noi, no? Il leone è l'ultimo dei segni dell'io, quello più egocentrico di tutti, l'acquario invece è quello più... aperto a tutti, è un segno maschile, è un segno fisso. I metalli, beh, lì c'è ragazzi, veramente ognuno di noi dice quello che vuole. Vediamo cosa penso io, facciamo così. Io penso che l'argento sia uno dei colori dell'acquario, perché l'argento sono le stelle, il colore delle stelle. Vedete dove arrivo io, eh? È anche vero che è l'uranio uno dei metalli dell'acquario, perché Urano è uno dei pianeti che lo domina. Per quanto riguarda il colore o le pietre, questa è una delle pietre dell'acquario, dell'ametista. Il colore potrebbe essere il blu o il violetto, perché? Perché l'acquario è molto legato a quello che è il terzo occhio. Abbiamo detto che ha la capacità di vedere oltre, no? Il terzo occhio, quindi il sesto chakra. Le parti del corpo influenzate dall'acquario sono soprattutto le caviglie e il sistema circolatorio.
Com'è generalmente? Allora, si dice tra l'altro che l'acquario non lo conquisti con un rapporto erotico. L'acquario vuole con un rapporto sessuale, non lo conquisti con solo le parole dolci. L'acquario lo conquisti se gli conquisti la testa. L'acquario non lo conquisti con la tua bellezza, ma non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello, ve lo dico subito. L'acquario lo conquisti se lo lasci libero, l'acquario lo conquisti se sei onesto, l'acquario lo conquisti se sai parlargli, se sai ascoltarlo. Se lo lasci agli amici, ok? Se riesci a capire che alle 9 di sera, piuttosto che sedersi a tavola, se un'amica ha bisogno, l'acquario sta al telefono con l'amica piuttosto che cucinarti. Se gli lasci questo, hai conquistato l'acquario. Tra l'altro, anche da un punto di vista lavorativo, è uno che non si ferma mai. L'acquario, a parte che è un continuo innovatore, non ci sono lavori che non sa fare o che non può fare o che non fa. Questo non lo faccio perché non è alla mia altezza. No, non esiste per l'acquario. Ripeto, è un anticonformista per eccellenza dello zodiaco. L'acquario può essere uno scienziato, un informatico, un medico, un antropologo, un musicista, un fotografo, un aviatore, un inventore. L'acquario è bravissimo nelle abilità manuali, ma altrettanto bravo nelle abilità mentali. Vediamo un attimo, andremo anche ai difetti, tranquilli. Vediamo un attimo come è fatta una donna acquario. La donna acquario è assolutamente imprevedibile, assolutamente. E si dice che sia una delle donne più affascinanti dello zodiaco, ma non ti affascina con la bellezza, ti affascina con lo sguardo. Questo è quello che si dice. Dobbiamo dire anche che la donna, una delle donne più esasperanti dello zodiaco, questo ve lo dico, ve lo confermo perché mi arrivano tante di ho tante conferme rispetto a questo. È tra l'altro una donna molto in contraddizione. Spesso quello che dice è in contraddizione con quello che fa. Però quando fa qualcosa lo fa perché c'ha un motivo, eh? È un paradosso vivente la donna acquario. Incoerente, affettuosa, altruista, delicata, e ha una grande capacità di ascolto, è una grandissima psicologa, può essere un'acuta psicologa. È libera, tutto quello che volete, però è anche è un eccellente commerciante. Perché? Perché è una persona che sa parlare, però deve credere in quello che vende, perché se no non riesce a vendere. È una persona che forse capisce poco dell'amore passionale, o almeno è uno di quegli amori che l'attraggono, ma da cui al tempo stesso scappa. È molto più per l'amore idealistico, ok? Per l'amore come amicizia, come rapporto di amicizia. Non pensate di attrarre una persona dell'acquario, lo ripeto, semplicemente per il vostro lato fisico, per la vostra passione. No, dovete prenderle la testa. Dovete essere l'amico prima di tutto, poi viene tutto il resto. È anche vero che l'acquario è una delle amanti migliori dello zodiaco. Cosa significa? Non amanti nel senso di passionali, no, no, di terza persona. Perché? Perché è una persona che ama rapporti incompiuti, alla quale non interessa sposarsi, alla quale non interessa farsi fidanzato per forza, alla quale interessa vivere quel momento, vivere quel rapporto. Tra l'altro, ve lo dico subito, però, poiché è molto, crede molto negli altri ed è molto altruista, si ferma nel momento, spesso si ferma nel momento di andare oltre proprio perché pensa all'altra parte. Ok? Quindi potrebbe essere l'amante per eccellenza, perché non vi ingabbierà mai. Questo volevo intendere poco fa. L'amante migliore lo dico sì, perché non vi ingabbierà mai. Non batterà mai cassa, proprio difficile che gli acquari battano la cassa. In ogni caso, un acquario non lo perdi mai. E
È difficile che un acquario chiuda un rapporto per sempre. Lo trovi sempre dietro l'angolo, apre la porta all'ex, non si pone il problema. Non perché abbia di nuovo delle mire sull'ex, non gliene può fregare di meno, semplicemente perché per lei va bene così. Cioè, perché non tenere rapporto d'amicizia? Non ha senso non tenerlo. È una delle madri più eccentriche e stravaganti dello zodiaco, ma anche per questo è anche una delle più amate, vi devo dire. Lascia molta libertà ai figli, non vedo l'ora che crescano per lasciarli andare. Ora, vediamo un attimo l'uomo acquario, che è tutt'altra cosa rispetto alla donna acquario, perché l'uomo acquario è sì un ottimo narratore, è sì una persona veloce, ok? È sì una persona con una grande apertura mentale. È sì una persona originale, all'avanguardia, vabbè, ok. Però non so perché la caratteristica più preponderante degli uomini acquario è l'astuzia. Quell'astuzia che spesso invece nelle donne viene tenuta a bada, a favore del sentimento, a favore dell'amicizia, dell'altruismo. L'acquario uomo è spesso molto astuto, proprio per questo potrebbe essere un gran bugiardo. Dico, non è che per tutti è così, non sono tutti gli acquari così, ok? Sono indipendenti, al solito. Vi dico anche una cosa, non è, l'acquario può essere o una persona assolutamente fedele, ma assolutamente fedele. Potete, può venire Polaren Delon, Monica o Claudia Schiffer, come si chiamano, vecchi nomi, ma quelli mi ricordo, e rimanere imperturbabile o essere il più grande dei fedifraghi senza che ve ne rendiate conto, perché è molto astuto, molto, uno dei più astuti dello zodiaco, ok? Allora, tutto questo fino adesso, andiamo a vedere però quali sono i difetti dell'acquario? I difetti dell'acquario sono che spesso si perde. L'acquario stesso spesso si perde. Perché si perde? Perché inizia tante cose, troppe cose. Per cui a un certo punto deve mollarla qualche cosa. L'acquario ama così tanto, si perde, cioè nel senso riesce ad avere tutta una serie di essere attratto da quella proposta, quell'altra cosa, quella proposta, che poi le inizia tutte. Però, almeno questo da giovane, perché poi da grande è diverso, che così. Però poi a un certo punto si perde, c'è poco da fare, non riesce più a gestire tutto. L'altro difetto dell'acquario è, se è molto dominato da Urano, l'impulsività, quella che poco fa dicevo io, non è, allora non sempre, però spesso può essere impulsivo, non si rende conto di agire troppo in fretta rispetto a quello che sono gli schemi degli altri, ok? Io non dico che è impulsivo, dico che agisce troppo in fretta. Siccome una persona che pensa, ma pensa in una maniera esagerata, iperbolica, spesso è razionale, dobbiamo dirlo. È un difetto dell'acquario. Potrebbe spesso nutrire pensieri che difettano di logica, però perché? Perché è abituato a nutrire pensieri, ok? Può anche essere troppo idealista, quindi non di rado a capo di certi movimenti, anticonformisti, anti quello, anti quell'altro, trovate qualcuno dell'acquario. Quindi quello assolutamente sì. Quello che si dice all'acquario, che tra l'altro è uno di quelli che, dei suoi peggior difetti, è il fatto di mancare di empatia. Empathos, all'interno del dolore, della passione. Ok? Cosa significa? Significa che in certo qual modo le persone dell'acquario che soffrono, quando hanno a che fare, perché riescono a gestire tante amicizie?
perché non si fanno carico del dolore degli altri, né della gioia degli altri, comunque dobbiamo dirlo. L'acquario è sempre un passo indietro rispetto alle emozioni degli altri. Gestisce bene le proprie emozioni, ok? Bene, insomma, gestisce le proprie emozioni. Bene perché è uno dei segni più tolleranti dello zodiaco, ma proprio perché ha questa visione così ampia, però dobbiamo dirlo. È anche poco empatico, questo è uno dei suoi difetti principali. Poi, chiaro, ripeto, dipende tutto dagli ascendenti, eccetera, che se poi troviamo un acquario con ascendente pesci, in cui la spiritualità, l'emotività è così forte, o per esempio se dovesse avere un Venere in pesci, una Luna in pesci, beh, lì invece no. Lì l'acquario diventa anche empatico. Però devo dire una cosa. Ok, magari non soffre con te, però è pronto ad aiutarti in qualsiasi momento. Quindi quello che è un difetto, perché potrebbe essere inteso come un difetto, alla fine è anche una sua arma. Perché se si dovesse scaricare ogni volta che aiuta un'altra persona, addio acquario. Invece la sua carica, uno dei suoi pregi più indicativi è proprio il fatto che aiuti ad ampio raggio, ok? Quindi adesso io chiedo a voi, sotto questo video, quali sono gli altri difetti e quali sono gli altri pregi dell'acquario? Perché io sicuramente ne avrò ascoltati 300 miliardi, ok? Ma 300 miliardi sul serio. Voi sapete bene che io sono un acquario. E sono un acquario anomalo, perché io ho il mio segno di acqua nell'ascendente, ho una luna in un altro segno di aria e ho una Venere con segno di terra. Non c'è presenza di segno di fuoco nel mio tema natale, quindi sono tranquilla da questo punto di vista, nel senso mi manca quell'aggressività che è tipica. Io non aggredisco. Non fisicamente, io chiudo. Questo è il massimo della mia forma. Sono posso essere aggressiva con le parole, quello sì. Però solitamente il massimo della mia risposta non è mai attaccare, eccetera, no, è semplicemente chiudere. Ripeto, perché la caratteristica dell'acquario da me, ahimè, è molto 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 presente, tutte le caratteristiche dell'acquario sono in me molto presenti, però ho anche un segno d'acqua che spesso non vi dico che è una maledizione, però non mi aiuta, perché quella parte di freddezza, tra virgolette freddezza, perché non sono freddi gli acquari, però quella parte di poca come si può dire in questo momento? Coinvolgimento, ecco, di poco coinvolgimento, che tutela in fin dei conti la sanità mentale dell'acquario. Beh, se c'è un segno d'acqua come ascendente non è poi così semplice, per cui anche quella parte empatica c'è e quindi lì diventano dolori, ma tra virgolette dolori. Io sono molto contenta del mio segno, anche se, come dicevo prima, questo segno è governato da Saturno e da Urano. Però Saturno e Urano in questo momento sono in quadratura e quindi non è facile gestire in questo momento la quotidianità degli acquari. Stanno attraversando un periodo dell'anno scorso terribile, l'anno scorso soprattutto la prima decade, da quest'anno seconda e terza decade. È terribile perché c'è tutta una serie di sconvolgimenti in atto. Saturno, il maestro, è venuto qui per insegnarci e per farci andare, per farci progredire. Il pianeta della velocità è in Toro, quindi cerca, in Toro non è comodo sto Urano, perché il Toro è placido, è tranquillo, un segno di terra di quelli proprio con le radici, come dico io. Per cui sto Urano è come quell'aquilone che noi cerchiamo sempre di tenere, no? Di tenere basso. Ma in ogni caso ha sempre la spinta a
al movimento veloce, però ce l'abbiamo in quadratura sul movimento veloce, quindi abbiamo i due pianeti nostri in quadratura. Immaginatevi come sta un acquario in questo momento. Quello non sono periodi facili, ma lo so, lo sento, lo vivo ogni giorno con voi, con tutte le decine di messaggi su WhatsApp che degli acquario che prima non si facevano mai sentire e che invece dall'anno scorso è un continuo, quindi capisco che le difficoltà nascono soprattutto per questi segni. Devo dire che nascono per tutti i segni fissi, Scorpione compreso. Però diciamo che l'acquario è uno di quei segni che effettivamente se la sta vedendo brutta. Leone, Scorpione, questi sono i segni che per ora se la stanno vedendo un po'. Oh, Toro, credo che sia, credo, perché io poi mi perdo in queste piccole cose. Io ho un difetto. Immagazzino 100 miliardi di cose, però poi me le scordo. Una memoria piuttosto labile, fortunatamente. Che non è solo nei segni fissi, cioè, vabbè, quello è proprio la stanchezza. Voi lo sapete, soprattutto in questo lavoro, quanto io sia con la memoria labile. Io non mi ricordo spesso i vostri nomi, non mi ricordo le vostre storie, non mi ricordo i vostri segni, non mi ricordo quello che ho detto il minuto prima. Questa è una gran fortuna, perché è come se da buon acquario io quella brocca che travasa acqua la faccio scorrere continuamente, ok? Quindi è una brocca che scorre continuamente, non si riempie mai, ma non si svuota nemmeno mai. Ok, da brava acquario. Allora, questa è una prima parte di questo video. Io adesso lo pubblico e vorrei che sotto mi metteste tutti i commenti, nel senso quali sono secondo voi i difetti e quali sono i pregi dell'acquario e cosa volete sapere. Io nella seconda parte di questo video vorrei fare una panoramica di quello che ci aspetta in questo anno, anno acquario parlo, ok? Quindi da febbraio a febbraio, da gennaio a gennaio. Quindi da qua al prossimo nostro compleanno. Quindi questo è il mio obiettivo. Ho tempo fino al 20 di febbraio per farlo, questo altro video, però questa è la mia intenzione, di fare tutta una serie di video così, segno per segno, di dividerli in due. Una è una parte molto da chiacchierata, la seconda parte è un po' più pratica, in cui faremo una panoramica da compleanno a compleanno di quello che può essere il segno dell'acquario. Però vorrei anche che mi deste voi dei consigli, dato che è il primo video che facciamo del genere, su come lo volete montato questo video, ok? Quindi intanto vi sentite tutta questa pappardella. Non so nemmeno che ho detto, sono stata imprecisa, ditemelo. Magari ci sono delle cose che dovrò anche ancora dire che mi verranno in mente, lo dirò nel prossimo video. Però il prossimo video soprattutto sarà incentrato su quello che sono gli oracoli, soprattutto oracoli, più che fare i tarocchi, no, faremo oracoli e qualche tarocco per quanto riguarda da compleanno a compleanno quello che ci aspetta quest'anno. E poi ditemi quello che volete sapere. Ok, per adesso vi saluto, bye bye.